Ciao raga, ciao! Bentornati sul mio canale in questo nuovo video. Ho fatto shopping, eh sì, però online. Sì, tutti e due devo dire sì. Allora, prima un ordine di Sephora, perché francese, e poi un ordine Avon dalla mia amica Francesca, Beauty Secret France. Un bacione! E qui sotto vi metto il link al suo canale. Molto bene. Prima di tutto un veloce sguardo al look. Questa mattina mi sono svegliata e patapam! Ho deciso di vestirmi così. Anche perché poi dovrei andare forse col cameraman, che adesso è a scuola, e a fare un giretto. Ma non si sa ancora, si vedrà. Secondo me no, non si uscirà perché non avrà voglia. Sono dettagli, direbbe Beauty Secret France. Sì. Trucco grigio e nero, sfumatissimo. Il blush è di Cinderella, yeah, dell'Essence, mi piace molto. La palette è della Wycon, quella nuova. Mascara Sephora, sempre perché francese, oui, mais oui. E il rossetto, raga, ieri sera ho visto un video di Mr. Daniel, credo lo conoscerete anche voi, lo conosciate, boh. È il numero 05 della Essence, Dare to be Nude. E ho detto, ma te va? Ma ce l'ho anch'io! E allora l'ho messo questa mattina. Perché il trucco occhi era abbastanza importante. Ho messo anche il gel in eyeliner, mi sono dotata a fare questa mattina di HM, e la matita sotto la rima palpebrale superiore interna della Physicians Formula, questa nera, che visto che è bio, cioè non mi fa male. Ah, e poi sotto volevo dire che ho messo la mia matitina bianca dell'Essence, questa Bright Eyes, questa che è rosina, non è neanche tanto bianca bianca, però fa un bel effetto. L'ho messa all'interno e sotto questa mattina non ho messo il mascara. Voglio vedere poi, rivedendomi nel video e anche grazie ai vostri commenti, se gli occhi sembrano più grandi. Ditemi di sì. No, la verità. Non ho messo il mascara sotto, cosa meno sì, cioè lo sguardo dovrebbe, capito? Ma certo, io do dei consigli, proprio così, così, come mi vengo, senza pensieri, senza pensarci. Ma anche sono vestita abbastanza bene, insomma, per uscire con i leggings grigi, poi metterò gli stivaletti neri. E così, questa era la magliettina con il fiocchetto e il choker grigio. Sono vestita abbastanza bene, appunto, perché dopo forse si dovrebbe uscire, ma non è detto, non è detto. Partiamo subito. Io lavo, lascio alla fine. Partiamo subito con l'ordine. Sephora, perché francese, dovreste averlo imparato. Cosa ho comprato? Allora, delle cosine, ma l'ho fatto soprattutto perché mi è arrivata una mail dove mi dicevano che se avessi fatto un ordine di non so quanto, però non mi ricordo più, mi avrebbero regalato quattro prodottini, ho anche la scatola magnetica piccolina così, quattro prodottini, e infatti me li hanno mandati come omaggio. E cosa sono? Sono tutti mini size. La Make Up Forever, questo è, secondo me, ditemelo, è quella matita labbra trasparente. Quando si fa il contorno, si deve fare il contorno per non far uscire il rossetto, per non far sbavare il rossetto, giusto? Mi confermate? Poi, questa deve essere, è una matita occhi invece waterproof, normalissima, nera. Questi erano in omaggio, eh? Poi, questo è un mascara. Ok, mascara. Come vedete, sulle unghie ho ancora lo stesso smalto, quello mattone, diciamo, con i brillantini. Mi dura, però dopo devo cambiare. E poi il quarto e ultimo regalo è un rossetto, sempre della Make Up
Makeup Forever Professional ed è Rouge Artist Intense numero 43. Ed è, credo, secondo me, un rosso che non metterò mai. È troppo rosso, vabbè. Comunque, le altre cose invece sono contenta di averle ricevute come omaggio. Poi, cosa ho comprato? Ah, prima di tutto, ta-da-da-da! Vi avevo detto che l'avevo finito e mi sono decisa a ricomprarlo. Questa volta molto più grande. Infatti è da 50 ml ed è il mio Hypnotic Poison che adoro e sono molto felice di averlo ricomprato. Rompo la scatoletta anche perché tanto non mi interessa, ma ciao, benvenuto a casa Paolo Style, ma ciao, ciao, ma molto bene. Si va. Ah, negli occhi no, però è pirlas. Che odore. Che profumo. Che odore. Rifo. Che profumo celestiale. Ma molto bene. Sono molto felice. Poi ho preso queste, perché erano in sconto. Non so dirvi i prezzi. Molto male. Di queste unghiette French. Poi ho preso due confezioni di una base per unghie 3 in 1 rinforzante e ne ho prese due confezioni, così almeno per un po' dovrei averlo. Poi vediamo un po', non mi ricordo più. Ah sì, e poi potevo scegliere, facendo l'ordine online, un omaggino fra diversi omaggini e ho scelto questo della Biotherm Aqua Source. È una crema da giorno, idratazione diffusa 48 ore. Molto bene. La userò, ecco così, la userò come crema da giorno. E devo ancora provare tutto, eh? È come se fosse uno spacchettamento. Poi cosa ho preso? Anche per voi. E ne ho presi due, ma molto. Ho preso questa confezione, adesso sono due per farvi un regalino, comunque metto via, ne faccio vedere soltanto uno altrimenti facciamo troppo casino. Allora, ci sono dentro i foil di questi colori e della Siate. Qui dietro c'è tutta la spiegazione di come fare, c'è dentro anche la colla e poi c'è uno smaltino. Comunque i foil si possono fare su qualsiasi tipo di unghia. Ah, e dentro c'è anche la rotellina per mettere gli smalti. Poi c'è questo che... Ah sì, qua dentro ci sono i foil, c'è lo smalto bello grande, la colla. Aspettate che vi faccio vedere leggermente. I foil sono qui dentro. Vedete? Di diversi colori. Eccoli qua. Spero di averli fatti vedere bene. E questo è tutto il mio ordine di Sephora. Molto bene. Passiamo all'ordine Avon. Prima di tutto, ringraziando Franci, mi ha mandato dei regalini. Tutti per me. Allora, prima di tutto mi ha mandato tantissimi campioncini di profumi. Ne ho tanti, non ve li faccio vedere tutti. Dentro poi c'è scritto il nome, se poi mi piaceranno li ordinerò. E poi mi ha mandato tantissimi campioncini per provarli di creme varie, ma sempre dell'Avon. Non ve le sto a spiegare tutte. Ecco, e la cosa più bella, allora, prima di tutto c'è il bigliettino con la farfallina rosa, con la mollettina rosa. E questo è il regalo che mi fa lei, praticamente, è sempre di Avon. Ed è una sciarpetta con questi ninnoli, questi charms. Grazie, Franci!
Mamma mia, è troppo bella. Sui maglioni poi adatti, adesso già sta bene così, voglio dire, ma non va bene con... Ecco, poi ho il choker, ma è bellissima e ti ringrazio tantissimo, Franci. Veramente mi hai fatto un regalo, sapevi che mi piaceva, lo so. Non ci vuole molto, secondo me, a capire i miei gusti. Comunque, allora, vediamo un po', scaravoltiamo quello che ho ordinato a lei da Avon. E voilà! Ma forse vi posso dire anche i prezzi, non ci posso credere. Molto bene. Cosa ho preso prima di tutto? Vediamo. Allora, questa confezione, me la apro subito perché è più bella dentro. Ecco, perché questa... Ok. Questa confezione di che cosa? Aspettate che intanto... ecco, se pareva era dall'altra parte. 7,95 euro questi meravigliosissimi orecchini, bellissimi, stupendi, a forma di rosa e a forma di cuore. Li hanno messi come se fosse un cuore, dietro hanno il coso per mettere gli orecchini, insomma tutto fatto benissimo. Secondo me l'Avon fa dei gioielli, gioiellini, bijou molto 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 carini, e questi mi sono piaciuti particolarmente. Poi ho preso, vediamo, ah sì, questo è uno smalto, è un top coat, vedete qua c'è scritto il nome, adesso vi faccio vedere com'è, eccolo qua, eccolo, questo è il nome. E questo è sul coi puntini blu e oro, se non sbaglio. E il top coat costa 3,95 euro. Sì, è blu. Sì, è fortissimo da mettere sopra lo smalto blu. C'è la Demi che sta mangiando la plastica. È una sniffatrice di plastica anche lei, come Jimmy Winnie. È blu con le pagliuzze oro e con top coat comunque. Poi ho preso l'altro smalto, dov'è? Qui. Che l'altro smalto si chiama Sheer Lilac, eccolo qua, trattamento fortificante a 4,50 euro, però è rosa con delle perlescenze luminose, chissà come rimarrà sulle unghie perché è fortificante e non lo so, non lo so. Infatti è quello che proverò dopo aver tolto questo. Sì, sembrerebbe rosino, forse rimane sulle unghie. Vedremo poi. Comunque è molto carino, mi piace come colore. Poi ho preso questo pennello così, angolare, pennello angolato 2,50 euro per fare delle nail art. Perché dovrebbe venire un po' più semplice e soprattutto da questa parte. Però io non... Vabbè, l'ho preso così per sfizio, ma non è che sono tanto capace. Poi cosa? Allora, penultimo prodotto, diciamo, la tonalità nude, ho preso una CC cream. Costa 7,50 euro. Eccolo qua, la confezione. Anche ovviamente ha un po' di colore per correggere, applicare sul viso, ok, crema correttore, fattore di protezione 50, vediamo com'è il colore, magari è chiuso, ah no no c'è, no è bello chiaro, sì, vabbè non vedete niente, comunque è nude, dovrebbe andarmi bene, volevo provarlo già questa mattina e mi sono dimenticata. Va bene, pazienza. Comunque, mi hanno già detto su Instagram dove avevo messo la foto: mi hanno detto che questa CC cream è fantastica, quindi non vedo l'ora di provarla. Mi sono dimenticata questa mattina, mannaggia a me. Poi ho preso quattro rossetti. Grazie, Franci, mi ha messo anche questo nastro, nastrino rosa. Fuzia, grazie. Dunque, tutti questi rossetti, che sono indulgence, costano 5,95.
Adesso faccio così, li tiro fuori, butto questo, che zoomi, e vi faccio vedere tutti i colori che sono. Sono questi i colori, e adesso li guardiamo dentro e li swatcho, questi sì. Molto bene, ho pulito bene la manina, perfetto, siamo pronti? Sì. Allora, togliamoli, primo, rose bouquet, vediamo. Il packaging è così, l'ho guardato ieri sera. Ecco, è così. E questo è il colore. Li swatcho dopo alla fine. No, no, li swatcho subito, perché devo aspettare alla fine? Beh, un po' meno magari, non vorrei romperlo. Aspettate. Sembra molto morbido. E profuma. Abbiamo detto come si chiama questo? Rose bouquet. Rose bouquet. Bello. Poi vediamo questo. Poppy pink. Poppy pink. Poppy pink. Poppy pink. Poppy pink. Poppy pink. E questo. Ho un po' di rossettucci. Questo è molto più bello carico, bello carico, mamma mia, wow, che ne dite? Questo è un bel rosso fragola, bello, mi piace. Poi il peach petunia, peach petunia, petunia pesca, petunia niente, è successo niente. Dal colorino molto bello. Ah sì, è tipo corallo, pesca, petunia, certo, le petunie sono fiori amati disperatamente da mia madre, anzi devo andare a prenderli, lei li vuole tutte le primavere, le petunie, poi degli altri, le begonie anche, ma sono dettagli. Mi piace, andate a vedere Franci, andate a vedere il canale di Franci, Beauty Secret Franci, e iscrivetevi al suo canale, perché è troppo troppo brava, punto, ve l'ho detto, mo ve l'ho detto, ecco, perché un conto è essere amiche e va bene, però un conto è dire che veramente se una è brava, ecco, anche se non fosse mia amica sarei iscritta lo stesso. Bello, pesca, pescato. E l'ultimo, poi vi lascio, Petal Pink, certo, io lascio voi, non voi me. Sì, questo è rosino, rosino, si vede subito, rosino, rosino. Questo è un po' adoperato, scusatemi, ma ieri sera l'ho voluto provare. E vabbè, non ho resistito. Questo è un rosa che non ho capito molto bene ieri sera se mi stava bene o no. Comunque lo vedrete nei prossimi video sicuramente. Non so se questi rosa, così, forse, non so prendere, ditemelo voi. Io non me ne intendo dei colori caldi, freddi, dovrebbe essere caldo, dovrebbe starmi bene, però è un tono di rosa che, poi proveremo, proveremo. Allora, questi sono tutti i rossetti, i toni, i colori dei rossetti che ho scelto. Sono molto felice perché in fondo sono quelli i colori che mi piacciono di più. Sono molto molto felice di tutti questi ordini. Due. Io saluto e ringrazio voi tutti, ovviamente, che mi state guardando. Volevo ringraziarvi, ma tantissimo, anche per i nuovi e le nuove iscritte. Siete fantastici e favolosi. Infatti per quello che ho in mente di fare un giveaway, ma non soltanto dei 30 nomi. Per tutti, così è aperto, libero, free. E poi volevo salutare Francesca, Beauty Secret Franci. Un bacione grandissimissimo per tutto questo ambaradan di cose che mi hai ordinato e poi mi hai spedito. Quindi sei stata veramente gentilissima e ti ringrazio, e mi piacciono da impazzire. Un bacione allora, un bacione a tutti. E ci vediamo, se vi va, al prossimo video. Ciao ciao, ragazzi.